di canali creditizi illegali e il ruolo di uomo cerniera tra cosche di Reggio Centro e del Reggino di Favara, questi certamente elementi salienti di 'Ndrangheta Banking. Questi, come diceva, elementi salienti, elementi credo che dimostrano innanzitutto la grandissima disponibilità di denaro. In uno dei momenti dell'indagine è emerso che addirittura Favara abbia detto ad un imprenditore: scrivi su questo foglio quanto denaro vuoi. Non hanno limiti nel concedere denaro. La stessa disponibilità nel dare credito poi si tramuta in forza di intimidazione e violenza quando si viene meno al dovere della restituzione. D'altro canto la restituzione per l'imprenditore diventa impossibile, come è emerso in questa indagine, laddove il tasso usurario supera il 20% mensile. Somme veramente incredibili se si tiene conto che quando si prendono 100.000 euro in un mese, 100.000 euro in un mese successivo, il 20% su queste somme nel giro dell'anno arrivano a 500.000 euro e più, quindi diventa veramente impossibile. Da qui si apre il circuito inverso, che è quello dell'acquisizione dell'attività economica. L'imprenditore che ha iniziato a chiedere denaro finisce per dover cedere tutta la propria attività economica. Ecco, procuratore, al di là dell'inadeguatezza del sistema imprenditivo, però con il tasso ufficiale di sconto da parte della BCE al 0,15%, facile farsi un calcolo, andavano a procurarsi denaro a tassi di interesse oltre il 200% superiore a quello sul mercato legale. Chiaramente non era una volontà di questi imprenditori, chiaramente il sistema creditizio ha sue responsabilità precise in tutto questo. Certamente l'imprenditore che ricorre ai canali non ufficiali, che sono poi quei canali finanziari illegali sostenuti peraltro dalle mafie, è portato dalla necessità, perché se avesse possibilità di ricorrere al credito bancario certamente la strada da seguire quella sarebbe. È evidente che anche qui probabilmente in momenti di difficoltà economica come quelli attuali, in territori difficili come quelli di Reggio o altri in cui l''Ndrangheta si muove con tanta prepotenza e arroganza, bisognerebbe forse pensare a qualcosa di più sostanzioso, qualche provvidenza o qualcosa che possa consentire agli imprenditori di ricorrere ai tassi ufficiali di sconto con una maggiore apertura da parte delle banche. Senta, a proposito di Favara, la capacità di riuscire a mettere insieme imprenditori della levatura dei Barbieri piuttosto che dei Valelampada con lo mondo torbido che a loro faceva diciamo da corona, e con cosche potentissime dai Rosarnese Pesce di cui faceva parte fino ai De Stefano, ai Rosmini, diciamo altre cosche importantissime di altre località della Calabria, dai Crotonesi a Arena fino ai Mancuso di Limbadi, che cosa gli consentiva di operare in questo modo, facendo alla fine da collante per l'intera 'Ndrangheta calabrese? Favara è solo uno degli esempi di come dire, utilizzazione della 'Ndrangheta, delle grosse somme di denaro di cui dispone. È evidente che la 'Ndrangheta utilizza soggetti capaci sul mercato finanziario, e Favara certamente lo era, perché attraverso la propria organizzazione riusciva a individuare gli imprenditori che avevano bisogno di denaro, perché tante cosche gli hanno dato fiducia. Ecco, io credo che Favara sia solo uno degli esempi. Credo che la 'Ndrangheta sia organizzata in questo modo, a persone che si muovono nel settore finanziario, naturalmente nel settore finanziario illegale, quello del prestito di denaro a usura. La 'Ndrangheta ha tanto di quel denaro, per cui molto di esso viene riversato in un momento così difficile per l'economia sul mercato economico, e la presenza di personaggi
trasversali come Favara dimostra ancora una volta come l'Ndrangheta non sia costituita da cosche l'una separata dall'altra, ma sostanzialmente da cosche strettamente unite, da cosche legate tra di esse, tanto da individuare congiuntamente soggetti ai quali affidare ciò che è alla 'Ndrangheta più caro, il denaro, la ricchezza. Ma un broker anche convincente al punto da riuscire a indurre imprenditori fortemente spalleggiati dai De Stefano a rinunciare a un'opera pubblica. Ma certamente la 'Ndrangheta, nel momento in cui si riunisce in modo così unitario come abbiamo visto, è capace poi di adottare determinate determinazioni alle quali si deve piegare chiunque. Il singolo che è portatore degli interessi di una cosca, per quanto possa essere di levatura maggiore, superiore, deve necessariamente cedere al volere degli altri. È quello che è emerso dalle indagini che oramai sono arrivate a sentenza come crimine infinito, che dimostrano l'esistenza di organismi di vertice unitario che appunto danno la regola e finiscono per dettare le direttive generali. E la consegna del denaro, procuratore, avveniva in contanti, chiaramente? La consegna del denaro avveniva in contanti, non solo, ma quel che era più assurdo è che gli imprenditori finivano per essere trattati a livello di schiavi, venivano cioè trasferiti dal luogo di residenza, come uno di essi, Milano, fino a Reggio Calabria, solo perché dovesse essere nei suoi confronti esercitata una diretta intimidazione, come il caso di quello che appunto viene invitato a dire il tipo di un'arma, solo per dimostrare che la 'Ndrangheta possiede tutti i tipi di armi, e sono anche tutte armi nuove che possono essere utilizzate in qualunque momento, forma di intimidazione che poteva essere usata anche nel luogo di residenza, però il rito è stato questo, proprio per dimostrare quanto forte sia la 'Ndrangheta e quanto l'imprenditore sia costretto a muoversi in modo assolutamente soggetto a qualunque richiesta che la 'Ndrangheta avanzi. Ecco, l'imprenditore in difficoltà a chi si deve rivolgere in effetti per evitare questo passaggio con gli usurai? Io credo che gli imprenditori che si trovano in queste difficoltà il più delle volte sono ridotti a questa condizione da un primo prestito. Io credo che già dal primo prestito si devono rivolgere alle forze dell'ordine e alla magistratura, perché non solo magistratura e forze dell'ordine sono capaci di garantire la protezione necessaria, ma nello stesso momento solo queste sono le forze, quelle dello Stato, che ha come compito quello di impedire qualunque illegalità e quindi intervenire in casi di usura evidenti come questi, per proteggere e nello stesso momento arrestare i responsabili. Grazie. Preparatoria sul versante investigativo e poi per l'effettuazione delle 17 misure cautelari. L'attività investigativa si inquadra in una manovra investigativa condotta dal raggruppamento e dall'Arma di Reggio Calabria, prolungata e intensa, che ha riguardato la cosca Condello e le cosche della città di Reggio Calabria da qualche anno a questa parte. Già nel 2006 furono arrestati i primi favoreggiatori, arrestarono 33 persone di Pasquale Condello. Ecco, da quel momento in poi l'azione è stata incessante. Fino all'arresto poi naturalmente del Supremo, di Micu Paccio, insomma le figure carismatiche del clan. È stata incessante fino ad arrivare appunto agli arresti dei grandi latitanti, per ultimo Domenico Condello nell'ottobre del 2012. Ecco, questa attività investigativa si inquadra in questo contesto più ampio. Abbiamo attenzionato alcuni imprenditori, abbiamo attenzionato gli appartenenti alle cosche cittadine Condello Imerti e alle cosche della Piana Pesce e Bellocco. L'imprenditore associato alla cosca Pesce, parliamo di questo Favara Domenico, è risultato centrale in questa attività.
perché rappresentava l'interfaccia tra le cosche della Piana, che sappiamo molto potenti, vorrei ricordare anche gli interventi dell'Arma nei confronti della cosca Pesce nel corso degli ultimi anni, e le cosche della città, tant'è che era così autorevole che riusciva a dirimere questioni tra imprenditori nel caso di specie per un appalto che doveva essere svolto a Rosarno e che per il quale non era stato interessato il vertice della cosca Pesce. Anni questi, diciamolo, che lei ha potuto seguire al di là dell'attuale incarico per il raggruppamento operativo speciale da comandante provinciale dell'Arma, e questo naturalmente le restituisce anche un quadro rispetto alla conoscenza dell'andamento delle attività della malavita organizzata locale, che è un know-how non di pochi. Grazie, che ho potuto seguire con i militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria e con i militari del ROS, ai quali va il mio ringraziamento per la grande capacità investigativa e la dedizione con la quale hanno operato e continuano ad operare. Grazie. Riflettori anche sulle vittime, in particolare questo imprenditore che ha avuto intanto il coraggio di denunciare praticamente la sua intersezione, diciamo, le sue relazioni che lo avevano portato in un primo momento a essere anche indagato, voglio dire, per i rapporti in particolare con Domenico Favara, poi hanno consentito lo stralcio e l'approfondimento investigativo sfociato nell'operazione 'Ndrangheta Banking. Sì, in effetti l'attività di oggi trae le sue origini da un'operazione condotta dalla Via di Milano, operazione denominata Mentore, che aveva visto proprio il ruolo centrale di Favara nell'ambito di episodi di natura usuraia che avevano posto all'attenzione di quell'attività, diciamo attività particolarmente aggressiva e violenta nei confronti di questo imprenditore, che era stato sottoposto ad un vero e proprio pestaggio per indurlo a ricorrere alle richieste del Favara, e da quell'attività venne fuori una operazione di sequestro patrimoniale da parte della Via di Milano, che è stata condotta in cooperazione anche con altre articolazioni della DIA, e che ha portato anche all'arresto di quattro soggetti che hanno posto in essere condotte illecite nell'ambito di quel profilo investigativo. Ecco, diciamo però che la rottura dell'omertà è stato il momento decisivo al fine poi di questo troncone. Assolutamente, sì. In un primo momento l'imprenditore aveva, diciamo, assunto un atteggiamento più come dire, accondiscendente rispetto alle richieste del Favara. Successivamente, a seguito dei pestaggi, a seguito delle richieste sempre più incalzanti, si è determinato alla collaborazione, prova ne sia che è sottoposto a un programma di protezione. E ricordiamo prima le conseguenze che ebbe sull'incolumità personale Agostini, perché poi di questo imprenditore parliamo. Sì, ebbe appunto, venne sottoposto a un vero e proprio pestaggio che hanno determinato delle lesioni alla persona, ma che quell'attività poi sfociò, come dicevo, in operazione di sequestro beni proprio a carico di quelle società riconducibili ai soggetti indagati, che avevano beneficiato delle azioni di natura illecita poste in essere nei confronti dell'ingegnere Augusto Agostino. Grazie.